Questa maglia te l'ho già fatta vedere, ma in questo video non poteva mancare. Quando ero piccola, mia madre accompagnava gruppi di studenti in Inghilterra e fu in una di quelle occasioni che io vidi il mio primo horror barra slasher movie. In realtà ne ho intravisto una scena e mi ha traumatizzato per anni e sono abbastanza sicura che la videocassetta incriminata fosse Nightmare 3. Quindi, come l'anno scorso abbiamo reso omaggio a Pennywise, ho pensato che quest'anno sia opportuno ringraziare anche Freddy per tutti gli incubi. Io non lo so come far funzionare questa cosa, o se funzionerà, perché ancora una volta, come con l'idea originale di Jack, secondo me la foto di riferimento è un'opera d'arte, cioè non è fatto per essere un DIY. Comunque, io mi sono procurata questa gigantesca cornice, cioè gigantesca per i miei standard. Ho fatto un salto da cose ad altre case, a questo punto forse 2-3 settimane fa, e ho trovato questa che come taglia mi sembrava adatta. E secondo me la prima cosa da fare sarebbe smontarla. Beh, questa è una stampa. Ma io uso questo. Una delle mie domande, e sono tante, è... Allora, intanto... Avevo pensato all'inizio di far seguire le righe dal quadro alla cornice. Però riguardando il pin originale e guardando il colore della mia di cornice, secondo me no, anzi sta meglio così. Allora, domanda seguente. Gli strappi quando li faccio, prima o dopo? Secondo me dopo. Quindi adesso c'è la questione, a sua volta complicata, del beccare i colori del maglione Freddy. Perché secondo me, senti il piano, allora adesso dipingo questo, poi mi metto a fare le lame le appiccico al pezzo di compensato che fa il retro, strappo il pezzo dipinto che a quel punto sarà asciutto, incastro... Perfetto, sì, è un buon piano. Vediamo. Tra l'altro, scusa, ma tu l'avevi capito che era verde e rosso? Perché io per anni sono stata sicura che fosse nero e rosso. Comunque. Guarda, non voglio neanche mescolarlo tanto, perché secondo me il punto sarà anche farlo sciupato, sporco. Spero tanto di riuscire a risolvere questo. Perché giustamente io sono andata così, cioè un po' all'avventura, non ho fatto i conti di quanto queste righe avrebbero dovuto occupare. Il colore mi piace tantissimo però, vediamo il verde. Fermo. Troppo bianco. Oh, adesso secondo me ci stiamo avvicinando, però non dovete avvicinarvi molto voi due. Intendo il verde e il rosso. Sì. Io dico che almeno per questo primo strato ci siamo. Funziona. Siamo allo strato 1. C'erano tutti quei punti dove c'era troppa pittura. E allora sono passata con la pennellessa, giusto per togliere appunto tutta sta tinta in più. Adesso secondo me... Forse è asciugatura forzata, per quanto questo è acrilico non diluito, quindi dovrebbe metterci veramente poco a essere pronto per il secondo strato. In realtà l'ho fatto andare pochissimo perché è quasi già del tutto asciutto. Ci sta mettendo troppo poco, io ancora devo occuparmi delle mani. Stavo considerando alcune opzioni perché all'inizio io avevo pensato di fare l'invito delle lame con la creta. Però sai che invece secondo me riesco a farlo col cartoncino e la colla a caldo? Facciamo la prova di una lama. Dovremmo fare una forma da dito con sopra la lama. Secondo me qua il punto sarà dipingerli giusti. Proviamo. Se usassi questo, quei fogli di schiuma, come faccio dopo a incastrare questo con la colla a caldo? Che forma gli faccio fare? Dunque deve arrivare più o meno fin qua.
fogli. Proviamo a incastrare la lama così. Ma sai che secondo me funziona? Ho fatto una bolla di colla a caldo qui sopra, perché così quando lo dipingo magari questo sembra un cappuccio unico. E poi stavo cercando di capire dall'immagine originale, ma secondo me non c'è un'ulteriore falange. Cioè, partono proprio da qua, è solo l'inclinazione di come siano attaccati, io penso, che li posiziona in modo diverso. Quindi adesso io ne faccio altri tre, con questo molto più lungo, perché così se poi devo ritagliarli per inclinarli diversi, no? Ho un po' di gioco. Vado. E se usassi direttamente la giuntura per metterci la lama, invece di tagliarlo un'altra volta? Provo. No, sai che secondo me così è peggio. O forse l'ho solo posizionato male. Aspetta che ricomincio. Ai! Sai che paradossalmente è molto più comodo l'altro sistema e viene meglio. Guarda, come si dice qui, las ben andare. Ho rifatto anche il primo dei coni, perché mi sembra di averci preso un po' la mano. Li metteremo forse così. Così. E adesso voglio rifare anche le lame, perché questo cartone qui è di quello scrauso che si piega in un attimo. Invece questo forse è un pochino meglio. Mi ero appena tolta la colla a caldo dalle mani dopo zero. Voglio provare a passare con lo scotch di carta sul bordo delle lame, perché vorrei che non si vedesse questo... non si vedesse che è cartone. Però fa le pieghe. Che dici? Secondo me è meglio. Ok, allora aspetta che prima faccio Wolverine. sono quattro. dai, funziona! Meno male che non è un costume, perché non è che siano la cosa più resistente del mondo. Però rendono, no? Allora adesso provo ad assemblarle coi coni. Non dire niente, sai che forse funziona. Se non incollo le pinze. Ok, adesso faccio quella bollicina, quindi riempiendo tutto questo pezzetto qua, e poi lo tengo a testa in giù in modo che faccia una forma a cupola. Ok, ho finito di fare le dita del guanto di Freddy. E secondo me sono bellissime. Allora, si vede l'ordine in cui le ho fatte. Quindi la prima è venuta un po' uno schifo, la copertura in colla a caldo. E poi siamo andati lentamente migliorando fino a questo momento soddisfacente. Adesso si tratta di dipingerle. Sai cosa? Intanto faccio il secondo strato sulla tela. Sai che ero tutta preoccupata, ma chissà come farò a sporcarlo. Non c'è bisogno, si mescolano i colori e si sporca da solo. Vedrai che con 4000 strati viene bello. Siamo messi così. Ne ho fatti parecchi di alberi strani nel corso dei vari Halloween, ma questo è veramente molto strano. Qua ci stiamo ancora asciugando. Di qua ho fatto un altro passaggio col rosso, perché asciugandosi era diventato troppo scuro. Adesso però lì c'è un pezzo troppo chiaro. Meglio. Ah, e poi avevo la telecamera spenta e c'è stato un momento in cui Vincent è salito qui sopra. Per fortuna era già quasi tutto asciutto. Comunque non aveva neanche pittura sulle zampe, quindi insomma
nessuno si è fatto male. Un'altra delle cose che mi preoccupa nel nostro imminente futuro è come tagliare la tela, che non è una tela appunto, è carta, con la stampina dall'altra parte, perché sembri effettivamente strappata. Vedremo. Tanto qui ci vogliono 1000 anni perché tutto sia asciutto. Guarda che donna di poca fede, francamente non contavo che questo funzionasse. E invece riesco anche a riprendere dei punti in cui l'argento non ha preso proprio del tutto, oppure non sono arrivata vicino ai bordi. Ok, come la maggior parte delle mie craft, quest'opera non credo, sopporterà un'ispezione molto ravvicinata. Però intanto adesso è il momento del panico, bisogna tagliare la tela. E mi dicevo, sai che forse dobbiamo dipingere di nero il retro della cornice? Non è meglio, perché metti che si vede attraverso gli strappi. Non tutto, solo un pezzetto qua. Devo dirti, finalmente sono piuttosto soddisfatta dei colori dello sfondo. Adesso, non lo so. Ho l'idea che questo momento sia proprio quello che fa riuscire la faccenda o no. Ho pensato che sia opportuno provare a farlo direttamente con un coltello, così magari slabbra un po' la carta. Sai cosa faccio? Idea! Lo faccio su un pezzo di polistirolo. Faccio la partenza dei tagli, eh? Allora ne facciamo partire uno qui. Così. Ho fatto i 4 punti da cui partire. Io provo. Sto apposta cercando di tagliare il peggio che posso. Bellissimo! È bellissimo! Ora voglio sagomare le... come le chiamiamo? I cappucci delle lame, in modo che stiano in posizioni diverse una volta che poi le attacco. Ah, sai cosa però? Forse prima di attaccare queste dovrei montare la cornice. Sarà ferma anche senza il vetro, vero? No, vabbè, ok. Ma, cioè, mi stai dicendo che forse viene bene? Non ho parole. Ho messo della colla a caldo qua sul bordo sperando che non si veda molto. No, cioè, sono senza parole. Pronti? È bellissimo. Forse dovevo sporcarlo col sangue, però no, non lo so, a me piace così. E poi, cioè, più ci avvicinavamo al traguardo, meglio veniva, più l'ultimo passaggio diventa pericoloso, ovviamente, no? Vez, sono felicissima. Cioè, ti confesso che c'erano dei momenti in cui mi stavo preparando a fare questa craft, in cui mi dicevo, ma sei sicura che non ti viene in mente nient'altro? Augurandoti bei sogni, spero che questo progetto ti sia piaciuto. Vuoi la verità? Una volta che aggiusti come fare i coni per le lame, cioè sì, ci vuole un po' per aspettare che asciughi, però non è così complicato come pensavo. Chiaro che non è all'altezza dell'opera d'arte da cui parte,
però secondo me fa effetto. Quindi, dicevo, spero che questo video ti sia piaciuto. Se proverai anche tu a fare un omaggio a uno dei più grandi mostri pop dell'horror e degli slasher movie, adorerei vedere il risultato. Fammi sapere qual è il tuo primo ricordo di horror. Chi è che ti ha traumatizzato prima di tutti? Era Pennywise? Era Freddy? Era Jason? Quindi, ripeto, sogni d'oro e se ti va, ci vediamo domani. Ciao!